Siamo con Don Giuseppe Molinari, arcivescovo dell'Aquila. Quest'anno una settimana santa doppia, il rito dei sepolcri e la fiaccolata del terzo anniversario, il venerdì santo e la processione e appunto il 6 aprile. Non sono troppe emozioni tutte assieme per gli aquilani? Indubbiamente sì, anche se per un cristiano questa coincidenza della nostra tragedia con il Venerdì Santo assume un significato sul piano religioso, sul piano della fede molto importante. Ci ricorda, come scrive San Paolo in una delle sue lettere, che ogni nostra sofferenza è un partecipare alla passione di Cristo, e questo per chi ha fede è anche un conforto, una consolazione, perché si rende conto che la propria sofferenza non è inutile, può trovare un significato, addirittura può essere feconda. Quest'anno alla fiaccolata ci sono state la metà delle persone l'anno scorso. Io so che lei non ama quando noi giornalisti facciamo le stime sulle presenze, per esempio come la perdonanza, come altre manifestazioni, e basarsi su questo, però forse può essere un sintomo che la gente vuole vivere il dolore in un modo un po' più intimo, un po' più fuori appunto dalle grandi manifestazioni di massa. Beh, io questa mia allergia alle stime riguarda soprattutto il campo religioso, perché lì il Signore non è che si regola molto con le statistiche, il mondo delle anime un po' si sottrae alle statistiche, però ecco, questa è una manifestazione, una fiaccolata un po' che non prescinde un po' dalla religione, e indubbiamente questo calare di presenze può essere spiegato in tanti modi. Tra l'altro c'erano anche delle condizioni meteorologiche non proprio ottime, però forse, come si diceva, col passare del tempo non solo un po' diminuisce questo interesse a questo tipo di manifestazioni, ma forse anche tutti gli aquilani, in particolare i parenti delle vittime, vorrebbero vedere qualcosa di più concreto, anche vorrebbero vedere che dalle loro manifestazioni poi nasce come frutto qualcosa di concreto, e spesso purtroppo non si vede. Ci arriviamo. Altra notazione, altro confronto rispetto all'anno scorso. Per i sepolcri in centro c'erano aperte le stesse due chiese del 2011, Anime Sante e Colle Maggio. Significa che anche con la messa in sicurezza, ci sono dei passi avanti da fare, ancora non abbiamo una cattedrale. Sì, io non è un mistero che fin dall'inizio ho detto prima le case e poi le chiese, però ognuno che ragiona sa che una storia come quella della nostra città è impensabile senza le chiese. Le chiese sono parte viva della nostra storia, perché la religione è parte viva della nostra storia, la religione che poi significa anche arte, significa anche cultura. E certo, sta sotto gli occhi di tutti che le nostre chiese, oltre il puntellamento, non ci sono ancora. C'è questa parte agibile della chiesa di Santa Maria del Suffragio, che ci serve spesso per qualche celebrazione lì nel centro storico. Adesso si sta accelerando il restauro della chiesa di San Giuseppe, che era sede della parrocchia universitaria. A metà aprile c'è anche un primo evento culturale per presentare le opere d'arte fatte da un pittore contemporaneo che ricorderanno le storie di Giuseppe e verrà anche Vittorio Sgarbi. E quindi si avvicina questa riapertura di questa chiesa, e mi auguro che sia più presto possibile. Ma per le altre chiese, ecco, anche Colle Maggio è stata resa agibile già dal Natale del 2009. La utilizziamo nelle grandi feste. Però manca un finanziatore per ricostruirla. Sì, purtroppo sì. E così mancano anche i finanziatori per le altre chiese, e noi speriamo, certo, come diocesi non siamo in grado di pensare a queste nostre chiese monumentali, storiche, del centro storico. Mi auguro che si profilino tempi migliori per tutti, anche per le nostre chiese. Parlando proprio di ricostruzione, lei sul settimanale della diocesi ha scritto un messaggio per il terzo anniversario che ha due facce, perché da un lato parla di speranza, dall'altro è anche una frustata, insomma, verso quello che non si è fatto, verso tutto
tutte le beghe che ci sono state. Partiamo dal primo aspetto, la speranza. Come si fa a continuare a sperare dopo 3 anni? Ecco, io citavo una lettera del vescovo ex vescovo di Udine, vescovo emerito, Monsignor Battisti, che io ho conosciuto, mi voleva molto bene, amava l'Aquila. E questa lettera lui l'ha inviata il 6 maggio 2009, io purtroppo l'ho riscoperta fra le carte solo qualche mese fa, alcune settimane fa, però mi ha colpito quello che scriveva il 6 maggio 2009. A un mese dal nostro terremoto e nel 33° anniversario del terremoto del Friuli. Egli diceva, parlava dei suoi friulani, scavando e piangendo tra le macerie abbiamo riscoperto valori umani e cristiani. Io ho detto, auguriamoci anche che per noi sia così, che tra queste macerie riscopriamo prima di tutto i valori più importanti, quelli che hanno sempre. Sono state sempre il patrimonio più bello della storia dell'Aquila, degli Aquilani, valori umani e cristiani. Ecco, questa è la speranza che ho nel cuore, che mi auguro che sia nel cuore di tutti gli Aquilani. La lettera pastorale del 2011 era tutta incentrata sul tema della speranza, perché almeno per noi cristiani è importante, ma è importante per tutti. E poi c'è una seconda parte, quella appunto in cui viene data veramente, io penso, una frustata alla governance della ricostruzione, senza fare distinzione tra enti, tra partiti, tra fazioni e tra competenze. Tutta l'apparecchiatura che si occupa di ricostruzione è scritto a chiare lettere, si sono trovate le meschinità anche tra le zolle, no? Della ricostruzione. Sì, e lo spunto lo prendevo anche in quella nota, lo prendevo anche proprio al confronto con i friulani. Io non ero presente al dramma del Friuli, però quello che mi raccontano gli altri, c'è stato un popolo unito, un popolo che ha risposto in modo unitario, concorde a questa grande sfida. Da noi purtroppo questo è mancato. Io no, non do colpa agli aquilani. Forse è mancato qualcuno sapesse raccogliere gli sforzi, le attese di tutti e incanalarle nel modo giusto, proprio pensando alla ricostruzione. È sotto gli occhi di tutti che le nostre divisioni ci hanno penalizzato in modo forte, ecco, divisioni di ogni genere, prima di tutto divisioni politiche, ma poi anche le divisioni che nascono dal fatto che qualcuno vuole in modo onesto pensare alla ricostruzione, qualcuno in modo disonesto vuole guadagnarci, vuole approfittare in modo disonesto. Come si argina questo fenomeno di chi ci vuole solo guadagnare? Beh, certo, la giustizia fa il suo corso, ho sentito questa mattina quante indagini sono state fatte, però la giustizia da sola non basta. Io cito sempre quello che diceva il grande vescovo di Ippona, Agostino, è vissuto alla fine dell'Impero Romano, l'Impero Romano stava crollando e lui, Agostino, si trovava in Africa, a Ippona, e vedeva quelli che fuggivano da Roma, che raccontavano le scene terribili che si verificavano a Roma quando arrivavano i barbari e distruggevano, incendiavano. Però Agostino, che era tanto innamorato di Roma e dell'Impero Romano, e ha vissuto come un trauma questo avvenimento, diceva però ricordiamoci che ricostruire non significa pensare solo ai muri, ma significa ricostruire prima di tutto il cuore delle persone, le anime delle persone. Solo da cuori nuovi, rinnovati, può nascere qualcosa di nuovo, una società nuova, uno stile nuovo di vita, un modo nuovo di affrontare i problemi, di organizzarsi, di lavorare insieme, di pensare al futuro. Ecco, io credo che questo è importante, è un compito importante per la Chiesa dell'Aquila, per me pastore, per tutti i sacerdoti, coloro che collaborano con me, però è importante per tutti quelli che hanno responsabilità pubbliche. Pensare a ridare speranza proprio anche partendo da uno stile nuovo di vita, dal rispetto reciproco, dal cercare veramente il bene comune, dal mettere da parte ogni interesse egoistico. A proposito di divisioni, quest'anno anche l'anniversario, comunque anche la Pasqua è capitata in un periodo elettorale. 8 candidati sindaco, che sintomo ha, che segno è secondo lei? Ma a dire la verità,
Forse nessuno si è accorto ieri sera che nell'omelia del Giovedì Santo, a un certo punto ho saltato un pezzo dell'omelia perché non mi sembrava il luogo adatto, il momento adatto. Avevo davanti a me il volto dei parenti delle vittime. Però una parte dell'omelia che ho saltato c'era proprio scritto questo, che si è creata una situazione strana in questo periodo all'Aquila. Sembra che questo entusiasmo per le consultazioni elettorali di maggio a molti hanno fatto dimenticare anche la tragedia del terremoto, come se questo 6-7 maggio fosse una data, un avvenimento taumaturgico che risolve tutti i problemi. Magari fosse così, purtroppo non è così, però potrebbe essere un'occasione seria, a patto che gli aquilani sappiano con consapevolezza fare le scelte giuste. Io non posso azzardare giudizi, però è vero che se alcune cose sono state fatte, si sa chi le ha fatte, se non sono state fatte, si sa anche chi non le ha fatte. Allora ogni aquilano deve avere la saggezza, l'acutezza, saper valutare bene le situazioni, gli uomini che si presentano, non lasciarsi ubriacare dalle parole, dalle promesse che sappiamo, soprattutto in periodo elettorale, sappiamo che valore hanno queste promesse. Ecco, però potrebbe essere un'occasione importante questa, proprio per ridare slancio alla città, per mettere gli uomini giusti al posto giusto, per costruire insieme un progetto, per liberarci da questa maledizione delle nostre divisioni, per cercare insieme quello che veramente è il bene della nostra città, dei nostri giovani, del futuro della nostra città e del nostro territorio. Lei non immagino non darà indicazioni di voto, però secondo lei il voto cattolico dove andrà? Ma i cattolici sanno, almeno i cattolici consapevoli, sanno che la Chiesa non si schiera con nessuna forma partitica particolare. È vero che in passato, quando i cattolici sono stati uniti e hanno fatto le cose bene, hanno inciso in modo positivo sulla storia, anche della nostra Italia, anche se molti non lo riconoscono e non lo ricordano. Quindi questo vale anche per la nostra città. Ognuno si senta molto libero perché solo se c'è una formazione politica che dichiaratamente va contro la Chiesa, contro i valori cristiani, contro il valore della vita, della libertà, allora un cattolico non può aderire a questa formazione. Ma le altre formazioni alle volte sono valutazioni che dipendono da tante cose, sono contingenti, non sono dei dogmi. E allora ognuno è responsabile del proprio voto, sa come agire. Però se uno sa leggere in quello che dice la Chiesa, la dottrina sociale della Chiesa, ecco, ho citato il rispetto della vita, il rispetto della libertà, il rispetto della famiglia, l'amore per i giovani, per il loro futuro, ecco, se uno riesce a mettere insieme tutto questo, interroga la propria coscienza, si guarda attorno, guarda le persone e poi dei criteri per orientarsi li trova. Abbiamo parlato di divisioni, nei mesi scorsi si è detto, si è scritto, si è sentito, anche nella curia ci sono divisioni. È un pettegolezzo questo? Io preferirei non parlare di questo perché non so che tipo di divisioni. Alle volte a qualche altra intervista ho detto che sì, i problemi ce l'hanno tutti, ce l'ha indubbiamente anche la Chiesa dell'Aquila, ma alle volte questa curia viene un po' immaginata come qualcosa di enorme, di grande, una grande organizzazione. In fondo è una piccola realtà dove ci sono dei sacerdoti che in modo volontario, anche dei laici che riusciamo a far lavorare dando anche il rimborso spesa, così, ma è una piccola realtà dove si cerca insieme il bene della Chiesa dell'Aquila. Non è un ministero, come si dice. Non è certamente un ministero. E quando si esagera su queste divisioni, alle volte ci si basa su qualche pettegolezzo, così. Io, per quello che so io, per quello che vedo io, a me piace sempre ripetere un proverbio che tutti conoscono, che a forza di guardare l'albero si dimentica la foresta. Io vedo la foresta che è fatta di alberi, di tanti alberi buoni, di tante realtà buone, per fortuna, grazie a Dio, anche nella nostra chiesa. Poi se c'è qualche albero storto, purtroppo capita dappertutto. Certo. Senta, a proposito di alberi su cui forse ci si è concentrati troppo,
sulla figura del vescovo d'Ercole, indagato si è voluto spettacolarizzare troppo, secondo lei? Ma preferisco non rispondere, anche perché la cosa sta in mano ai magistrati. Mi auguro che tutto si risolva il più presto possibile nel modo migliore per tutti. Ultima domanda, alla fine adesso abbiamo parlato di divisioni e la Pasqua può servire a riunire invece tutti questi frammenti, tutti questi pezzi di cui abbiamo parlato. Che Pasqua sarà per gli Aquilani? Ma un cristiano non può mai aprire al pessimismo, alla sfiducia, allo scoraggiamento. La Pasqua in se stessa è un grande messaggio di speranza, però, come ripeto spesso, non solo io, ma ogni vero cristiano, ogni pastore che è consapevole della sua missione, a questa speranza dobbiamo anche dare concretezza. Ecco, i primi cristiani che vivevano a Gerusalemme, quelli di cui parla il libro degli Atti degli Apostoli, quelli che si sono trovati a vivere la prima stagione dopo che Gesù è tornato al Padre, è salito al cielo, questi cristiani non solo annunciavano che Gesù era risorto, ma nella loro vita dimostravano concretamente che significa credere nella risurrezione. Lo dimostravano volendosi bene, trovandosi spesso insieme, ascoltando la parola di Dio, celebrando l'Eucaristia, quindi una vera vita di comunità, ma anche condividendo i beni materiali, non dimentichiamolo. Dice il libro degli Atti degli Apostoli, mettevano ogni cosa in comune e tra loro non c'era nessuno che fosse nel bisogno, nella povertà, nella necessità. Certo, qualcuno dirà, ma questo era possibile nella piccola comunità di Gerusalemme, come è possibile oggi in queste società complesse in cui viviamo noi? Certo, non è possibile fare una fotocopia di quello che succedeva a Gerusalemme 2000 anni fa, però è possibile ispirarsi a quei criteri, a quei modelli e inventare, noi cristiani dobbiamo inventare queste forme nuove di condivisione, di solidarietà, proprio per far sì che al nostro annuncio del Cristo risorto si accompagni uno stile di vita che si collega bene con questo annuncio. Non sarà comunismo questo? No, il comunismo purtroppo parte da presupposti diversi, e questo lo diceva un grande protagonista del comunismo, se non sbaglio, proprio Engels. Diceva sì, uno vede delle apparenti uguaglianze tra il cosiddetto comunismo della prima comunità cristiana, questo mettere in comune i beni, e quello che è il messaggio di Marx, Karl Marx, però ci si dimentica che si parte da presupposti diversi. Marx negava Dio e pensava a questo tipo di società. Il comunismo cristiano nasce dalla fede in Dio, in un Dio che è padre e che ci costringe a riscoprire che siamo tutti fratelli e dobbiamo vivere da fratelli. Un augurio per gli Aquilani, se vuole. Ma io li abbraccerei tutti quanti dicendo a tutti, non vi scoraggiate, pregando per tutti, augurando per tutti giorni sereni alle famiglie, alle persone sole, a chi soffre le conseguenze del terremoto. Direi a tutti, speriamo ancora, guardiamo avanti, facciamo la nostra parte e speriamo che ognuno faccia la propria parte, non solo gli Aquilani, ma anche chi ha responsabilità amministrative, politiche, che in questo momento dovrebbe saper cogliere l'importanza di questo momento storico. L'ho ripetuto spesso ai politici e amministratori. Ricordatevi che questo momento storico importante nella storia dell'Aquila, siamo sotto gli occhi di tutti, o sarete all'altezza del vostro compito, che è bello, importante, o altrimenti sarete ricordati come persone che non hanno saputo cogliere la bellezza di questo momento per far scattare quello che è più bello, più importante per il bene di tutti. Grazie. Grazie a voi, grazie e auguri a tutti di buona Pasqua.